Innanzitutto salviamo, perché qua comunque adesso salvare ci sta. Potrei usare anche una tenda in realtà, giusto per recuperare un po'. Facciamo così, dai. Facciamo una bella tenda e salviamo. Così almeno abbiamo il salvataggio con tutto in regola. E a questo punto facciamo quello che ci ha detto Ojo, ovvero andare verso ovest. In questo caso la cosa che dobbiamo fare è andare da questo lato. Quindi saliamo di qua. Rimettiamo la mappa perché almeno abbiamo un modo di poter vedere un po' tutto. Questo nemico è un tumore enorme, quindi evitiamolo. Perché non ho assolutamente voglia di combatterlo. Praticamente è una matriosca. Quindi che cosa vuol dire? Che se non lo elimini in un determinato tempo, si apre ed esce un altro nemico. E devi eliminare il nemico davanti per riattaccare nuovamente il nemico dietro. E così via. Quindi potrebbe essere un incontro che dura all'infinito. Ma non ne vale la pena. Andiamo via. Non ho bisogno di livellare perché sono già abbastanza overlivellato. Non ho bisogno né di farmare né di fare altro. Già va benissimo. Quella è una zona particolare, ragazzi. Vedete quella caverna lì davanti a noi? Avremo modo di andarci. Avremo modo di andarci e sarà abbastanza particolare. Uff. Oh, beh, almeno voi vi degnate di rivolgermi la parola. Cos'è successo? Un tale con un mantello nero è passato di qui poco fa. Io sono stato gentile, gli ho detto che più avanti è pericoloso, ma mi ha completamente ignorato. Sephiroth. Meglio proseguire. Ah. È pericoloso più avanti, fate attenzione. Mi raccomando, salutate sempre i viaggiatori che incontrate. È una delle tante cose che rendono un viaggio più piacevole. Vabbè, questo è giustamente, diciamo, un piccolo reminder per parlare con gli NPC. Dato che nel momento in cui magari voi vi possiate perdere all'interno del gioco, potete ritrovare la strada grazie a un NPC. Risaliamo. E andiamo avanti. Siamo quasi alla fine comunque per stasera, perché ho intenzione di arrivare in un luogo ben preciso. Oh, belli voi. Qua possiamo rubare la forcina di vetro, ovvero un'altra arma per il nostro Red. Tra l'altro presa a primo colpo, che culo. Sono resistenti al fuoco. Io mi ricordavo fossero resistenti elettrico, invece resistenti al fuoco. Invece il fulmine fa danni. Ok, mi ricordavo le debolezze al contrario. Tra l'altro mi sono usciti subito, proprio top. E abbiamo, vedete, la forcina di vetro, che è leggermente più bassa per quanto riguarda l'attacco, però ha la mira più alta e soprattutto uno slot in più per le materie. Quindi qua sta soltanto a voi decidere. La cosa buona in realtà è che il pettine magico fa crescere del doppio gli AP delle materie. Quindi in realtà è vero che noi potremo avere una materia in più. E tra l'altro una con un doppio slot. Però ci conviene più di tanto? No, perché comunque la crescita doppia delle materie è sicuramente più interessante. Però è giusto averla perché comunque è un'arma in più. E sinceramente schifo non fa. Questa era una speedrun, sarebbe stata una cosa eccezionale, tipo.
rubare così al volo, e tra l'altro subito, sarebbe stato praticamente perfetto. Sarebbe stato veramente eccezionale. Ok, eliminato. Ciao, Kairi. Così, giusto per aggiungere qualche combattimento qua e là. Qui siamo in una zona particolare. Che avremo modo di poter vedere dopo. Aspetta, voi cosa mi davate? Gli ammorbidenti, forse, se non sbaglio, vero? Ah no, lago dorato, ok, vabbè, sì, status pietra. Ok, mi ricordavo. Io li ho tradotti ammorbidenti, ma è perché in inglese vengono chiamati soft, quindi... da qua ci andiamo dopo. Un secondo, prima voglio andare da un'altra parte. Allora, andiamo di qua. E andiamo di qua. Ecco, qui praticamente abbiamo una zona dedicata se vogliamo livellare e soprattutto se vogliamo incontrare questi nemici qua. Ora, ovviamente noi ce ne andiamo perché non era solo per farlo vedere. Però, qualora vogliate incontrare questi nemici per rubare la forcina di vetro e per fare ovviamente anche del level up, visto che comunque non sono neanche tanto malvagi, potete farlo. Però ovviamente a noi non interessa perché non dobbiamo né livellare né fare altro. Lo spawn di questi mostri in questa sezione di mappa è veramente elevata. Quindi se non li avete trovati a culo, così come li ho trovati prima io, lì li trovate sicuro. Quindi non è un problema. Come va? Bene, non mi posso lamentare. Questi sono completamente inutili, quindi possiamo scappare. Non c'è bisogno che li affrontiamo perché non servono a niente. Qui possiamo salvare. No, salviamo dopo. Anzi no, salviamo adesso. Cerchiamo di salvare il più possibile, dato che ho paura che mi possa crashare. Non è un problema. Allora, andiamo di qua. E adesso facciamo una bella cosa. Prima andiamo di qua. Ecco, qui adesso non premiamo niente. E spostiamoci tutto a destra. Anzi, tutto a sinistra prima e tutto a destra poi. Vedete? Ci sono degli oggetti da raccogliere. Quindi... adesso risaliamo. E apprendiamo l'asta del mago. Ritorniamo su. Andiamo dall'altro lato. Stessa identica cosa. Non saltiamo. E questa volta andiamo a destra. Ecco qua. Olè, recuperato ciondolo stellare, che non è male. Qui abbiamo equipaggiamento. La mitragliatrice doppia per Barrett, che possiamo equipaggiare subito. Riduce un po' l'attacco. Però, vedete, dà il doppio della crescita per quanto riguarda gli AP delle materie. Quindi, in realtà, potrebbe essere interessante. È vero che la tenaglia atomica ha il doppio slot per fare la combo, quindi direi che per il momento lo lasciamo così. Dato che ho le materie sistemate in maniera particolare, almeno per ora. E ovviamente tutti gli scontri si possono saltare perché non ci sono nemici... non ci sono nemici interessanti da affrontare e neanche da rubare.
Quindi possiamo andare avanti tranquillamente. Qui possiamo andare avanti. Qui possiamo prendere il turbo etere. Questa volta qui saltiamo perché non abbiamo più oggetti da raccogliere, quindi va bene così. È una materia trasformante. Qual è la materia trasformante? Ovviamente la materia trasformante, ve la faccio vedere, è quella che abbiamo preso già, ovvero Minimum e Rospo. Che dovrei averla data a Barrett, forse? No, forse non l'ho presa. No, questa l'ho lasciata, mi sa. Sì, sì, l'ho lasciata, ok, va bene. Allora, vabbè, tanto l'abbiamo presa adesso, ok. Ah, vabbè, qua mi hanno chiuso a tenaglia, vabbè. Vabbè, facciamo enemy tech, matra magia, da questo lato. Ancora ce n'è uno, quindi lo eliminiamo. Ah, non mi fa fuggire lo stesso. Vabbè, allora eliminiamoli. Che belli rumori in sottofondo che hanno aggiunto. Ah già, che qua sono tutti resistenti. Sono resistenti al tuono questi. Noi abbiamo le magie di fuoco, quindi siamo abbastanza tranquilli. Corno di tuono uccello, ma ovviamente non pensate male. Aspetta, chi è che aveva le cure? Ok. Allora, a questo punto andiamo prima sopra, perché andare sotto è completamente inutile. Vai, Cloud! Sei il nostro eroe! Yeah! Qui possiamo andare via. Tanto quello che dovevamo prendere l'abbiamo già preso, quindi siamo a posto. Ok, non ho bisogno neanche di... Non ho bisogno neanche di... Di livellare perché... Veramente non ce n'è motivo. Ecco qua, abbiamo abbassato il ponte. Ovviamente l'animazione che non si fa vedere. E qui c'è un piccolo easter egg. Più vabbè, easter egg, oddio, è una piccola cosa extra, totalmente random, cioè totalmente casuale. Dove abbiamo la scena dei pulcini. Ehi! Che facciamo? Prendiamo il tesoro e lasciamolo qui. Allora, nel caso si prendesse il tesoro, si otterrebbero 10 code di Fenice. E si otterrebbe anche uno scontro contro due uccellacci del malaugurio, che in teoria sarebbero i genitori dei piccoli. Però dato che noi siamo di cuore tenero, non affronteremo i genitori e li risparmieremo in favore dei figli. Quindi lasciamolo qui. Non è roba che ci riguarda, lasciamolo dov'è. Ehi, piccoli! Vedete, Barrett ha risposto positivamente alla nostra affermazione, proprio perché anche lui, essendo comunque a favore degli animali, a favore della natura e a favore di tutto, accetta questo gesto da parte nostra. Da questo lato non c'è nulla, quindi possiamo tornare indietro e basta. Quindi questa è una cosa totalmente extra che potete decidere di prendere o non prendere. Se volete affrontare i due genitori, quindi i due uccelli che affronterete dopo, otterrete 10 code di Fenice. Altrimenti niente, la lasciate lì e basta. Questo diciamo è un piccolo extra. Allora, a questo punto torniamo indietro.
Ora c'è un'altra cosa che forse non molti di voi sapranno. C'è una zona nascosta qui che non so se molti di voi la conoscono. Ah beh, è fatto apposta, giusto per mettere alla prova il giocatore. 10 code di fenice sono completamente inutili per sterminare una famiglia praticamente. Ah, voi siete fighi. Questi nemici sono fighi. Sono molto fighi questi nemici, perché da questi nemici si può rubare il turbo etere. Allora, eliminiamone qualcuno, perché magari qualcuno lo possiamo eliminare. Mancato, benissimo. Esatto, tipo semitraglia. Sono tipo dei nemici. Vediamo se li sciotto, spero di no. Ok, li ho shottati. Comunque, questi funghi, se vi interessa, potete rubare i turbo etere. Non è neanche male come idea, soprattutto per o accumularli o venderli. Non è affatto male. Ovviamente questo è a tutta vostra scelta, non c'è un obbligo. Da qui invece bisogna andare da questo lato. Non so se questa parte voi la conoscevate. È una parte abbastanza rara in realtà. C'è una zona abbastanza nascosta e non tutti la conoscono. Qui ci sono degli oggetti da raccogliere. Tenda, spirito up e forza up. Niente di eccezionale. È un tizio che praticamente... Ma non credo di poterti aiutare. Ok, va bene, fanculo. Ecco, ovviamente questi sono oggetti extra che fanno sempre comodo. Questi non ci interessano. Allora, se troviamo di nuovo i funghi durante la strada, magari provo a rubare il turbo etere, però non credo di beccarli. Vabbè, niente. Ah, vediamo, attenzione. Turbo etere, vediamo. Eccoli qua. Vediamo se riusciamo a beccare i turbo etere. Turbo etere, ok, vedete? Non è male comunque il turbo etere. Cioè, oddio, può essere una cosa interessante. No, in realtà il turbo etere non l'ho mai utilizzato, perché non mi è mai capitato. Però, diciamo, è una cosa in più. Vedete, ripristina IPM. Quindi potrebbe essere utile. Ovviamente, quando poi hai le tende a disposizione, te ne fai poco. Però potrebbe essere comunque una cosa extra. Magari in zone di farm dove non è possibile salvare, o in queste zone non è affatto male. In questo ponte invece si trovano i Pyros. I Pyros che si affrontano in questo ponte... No, un solo PG. No, non tutto il party, un solo PG. In questo ponte si trovano i Pyros. I Pyros in questo caso potrebbero essere anche interessanti, perché si può rubare il braccio destro. È praticamente un oggetto che, se utilizzato, fa danni fuoco pesanti agli avversari. Ovviamente avete, per chi magari ha fatto le mie stesse scelte, avrà già un party più che sufficiente, però. Barrett qui sblocca il dialogo extra. Sblocca il dialogo extra perché ce lo abbiamo nel party. Se non avessimo avuto Barrett nel party, questa scenetta non ci sarebbe stata. Noi avremmo proseguito dritto per tutto il ponte e poi avremmo visto la scena di quando Barrett viene accolto praticamente a casa, così come dice lui. Allora, io voglio farvi vedere il Pyros, però, perché qua vediamo come l'hanno fatto anche. Qua si incontrano solo Pyros, quindi non potete sbagliare. Dovete fare attenzione ai Pyros, perché per chi ovviamente sa
come funzionano i Pyros, ogni qualvolta vengono attaccati, si gonfiano. Nel momento in cui i Pyros si gonfiano e poi esplodono, praticamente eliminano, perché comunque fanno un sacco di danni al party, e non danno esperienza. Quindi o li shottate, perché praticamente li dovete shottare, oppure scappate. O massimo 3 attacchi comunque possono subire. Ecco, braccio di Pyros. Ok, in questo caso attacchiamo. Vedete? Si gonfia la prima volta. Ovviamente è debole a ghiaccio, quindi si può tranquillamente shottare col ghiaccio. Ok, braccio di Pyros, ovviamente già vi ho detto qual è l'effetto, quindi niente di... niente di particolare in questo caso. Eccolo qua. Infligge danni a tutti i nemici. Ovviamente danni di tipo fuoco. Possiamo andare avanti. Siamo quasi alla fine per stasera ormai, perché non c'è altro da fare in questo punto. Anzi, potremmo prendere qualche tecnica uscendo da questo lato, giusto per anticipare un po' il lavoro, ma niente di che. Ehi, ma tu sei... Ehi, è tornato. Ecco, e qui parte la scena con Barrett. La stessa scena che avremmo visto qualora poi fossimo andati con un altro party. Ecco qua. Ma guarda che sorpresa, non pensavo che avrei mai rivisto la tua faccia un giorno. Quelli laggiù sono con te? Bah, mi dispiace per loro, ritrovarsi a girare con una condanna a morte ambulante come te. Hai avuto un bel coraggio per tornare qui. Guarda intorno, è tutta colpa tua se Corel Nord ora è una specie di discarica. Perché non dici niente, eh? Per caso ti sei già scordato di ciò che hai combinato qui? Mi dispiace. Bah, non vale nemmeno lo sforzo di arrabbiarsi. Ignoriamolo e basta, quel rifiuto umano. E qui si inizia a scavare anche un pochettino il passato di Barrett. Che spero che comunque valorizzino di più nel remake, dato che nel remake hanno valorizzato praticamente tutti i personaggi, quindi li avete sentiti, è colpa mia se il villaggio è stato distrutto. Ok, a questo punto non c'è tanto da fare qui dentro, perché comunque possiamo entrare in qualche tenda. Qui ovviamente possiamo parlare, ma niente di particolare. Ecco, se avessi un buggy potrei attraversare il fiume, quindi già qua ci stanno dando qualche piccolo spoiler. Altra tenda, qui dobbiamo fare attenzione perché adesso c'è questa tizia che cammina. Noi in teoria dovremmo, ecco, aspettare che passa, e qui dovrebbe esserci, esatto, un etere. E adesso possiamo uscire di nuovo. Non c'è altro da prendere. Poi, qui possiamo parlare col mercante. Non c'è nulla di interessante, ovviamente. E qui c'è il negozio di armi. Il negozio di armi è dove possiamo comprare la divoratrice, ovvero la Force Sealer, la stessa spada che tecnicamente avremmo potuto vincere con il giochetto, quello dei soldati della regione di Junon. Cosa che io non ho fatto appositamente, perché vi ho detto appunto che la divoratrice, in questo caso tradotta in italiano, costa solo 2200 kill, quindi non costa tantissimo. Mentre invece la materia che abbiamo ottenuto, ovvero la materia arcana, col punteggio più basso, costa di più, perché la si trova a 8000 kill addirittura. Quindi abbiamo avuto un bellissimo rapporto qualità-prezzo a favore nostro. Quindi compriamo la divoratrice. Cocktail di fuoco, che ne prendiamo giusto un paio per averli in inventario, niente di che. E la banda di carbonio, che noi già ce l'abbiamo, quindi possiamo tranquillamente evitare tutto il resto. Detto ciò, possiamo andare da questo lato per parlare un pochettino con gli NPC. Niente di particolarmente importante. È vero che incitava di moto a tatuarsi numero addosso?
Non saprei, in realtà non è una moda. Beh, è che ho visto un grosso 1 tatuato sulla mano di un bambino. Andava verso la funivia. Era piuttosto figo con quel mantello nero che indossava. Altro riferimento a un qualcosa che succederà in futuro. Però per il momento facciamo finta di niente. Benvenuti, sono 50 kg a notte, volete rimanere? No, ovviamente. Non c'è bisogno di restare, era giusto per farvi vedere la locanda. Perché quella ovviamente è la locanda, anche se è diroccata in questa maniera, è la locanda. Da questo lato potremmo uscire e andare verso un'altra sezione che potremo esplorare dopo. Quello che dobbiamo fare adesso in realtà è andare di qua. Quindi io prima cosa faccio? Vado da qua. Allora, potrei anche riposare per 50 kill in realtà, però preferisco utilizzare la mia tenda. Va bene, salviamo qua. Non so se devo andare a farmare qualcosa nel frattempo. Oddio, ci penserò a breve. E ci penserò comunque durante questa settimana se devo farmare qualcos'altro, perché non me lo ricordo in realtà. Diciamo che siamo messi benissimo in realtà. Però vediamo, magari forse posso fare qualche cosina in più. Giusto per. Comunque signori, io detto questo vi do la buonanotte. Vi ringrazio ovviamente per essere rimasti con me fino alla fine. Per chi è rimasto fino alla fine. Vi auguro.